Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Vi voglio far vedere il famigerato microchip che tutti parlano, che in realtà è il microchip che sta all'interno dei nostri telefoni cellulari. Il microchip che sta all'interno dei telefoni cellulari dà, attraverso il contratto della scheda telefonica, il nostro nome e il nostro cognome. Tutti i telefonini, sia moderni che non, vengono collegati a un sistema GPS e un sistema Tetra che clona il nostro telefono e riescono a prendere tutti i dati all'interno del telefono, all'interno della rubrica, e tutte le nostre archiviazioni, fotografie, video, direttamente dal telefono stesso. Il telefono cellulare è una microspia portatile che tutti hanno addosso. Possono aprire la comunicazione attraverso i microfoni nell'area di ascolto per effettuare intercettazioni telefoniche clonate, ambientali. Possono attivare a distanza le telecamere e vedere tutto quello che succede intorno a voi. Come vedete sul video, ogni persona che cammina all'interno di questo centro commerciale è schedata con ogni tipo di codice a barre, un codice identificativo. Il codice identificativo viene dato sia alla immagine della scansione fisiologica, della scansione visiva e della scansione facciale attraverso un riconoscimento in scanner digitale del vostro viso. Quindi, quando camminate per strada, quando vedete tutte quelle telecamere in giro, tutte le telecamere all'interno dei centri commerciali, tutte le telecamere all'interno dei negozi, dei locali, per le strade, quelle telecamere servono proprio per identificare la vostra locazione. I telefoni si collegano automaticamente sia al sistema di localizzazione geografica, che è il GPS, si collegano alla rete telefonica e quindi sanno dove state esattamente, e si collegano direttamente alle reti wireless. In più si collegano direttamente alle reti Bluetooth dei dispositivi all'interno dei locali, all'interno dei centri commerciali, all'interno dei negozi, all'interno degli appartamenti. Il telefono, quando sono tutti spenti questi sensori, in realtà non sono spenti, ma sono sempre attivi, perché con un sistema remoto a distanza possono attivare tutte queste tecnologie sul telefono e rivedere tutto quello che loro vogliono attivare sul dispositivo. Avete visto quando fate la fotografia? Fanno la fotografia e avviene una immagine del vostro volto, e già lì possono fare una scansione per l'identificativo anagrafico digitale. In più, quando vi fotografate in primo piano, possono fare la scansione della cornea dell'occhio, della retina. In più, i telefoni hanno il riconoscimento labiale, perché c'è l'identificativo per il riconoscimento del telefono, che viene effettuato sia attraverso il riconoscimento tramite Google, che sia attraverso il riconoscimento identificativo del sistema anagrafico. Quindi c'hanno, i nuovi cellulari c'hanno l'impronta digitale, la scansione della cornea dell'occhio, il vostro timbro vocale, la vostra localizzazione GPS, il contratto del cellulare, e in più hanno la localizzazione dei puntamenti satellitari. Un saluto amici da Emiliano Babilonia, vittima del controllo mentale da 5300 giorni, stratega ed esperto in alte tecnologie.